E parliamo ora dell'isola di Lampedusa, un'isola conosciuta per il turismo ma soprattutto per le ondate migratorie che ha accolto in questi mesi. Ma meno si sa soprattutto dei problemi di vita e di costi con cui i lampedusani devono fare quotidianamente i conti nella loro vita. Sentiamo a questo proposito le testimonianze raccolte da Matteo Parlato. A Lampedusa non si nasce e non si muore perché sull'isola non c'è un ospedale attrezzato per un parto sicuro o la cura di malattie importanti. Il problema del nascere o del morire a Lampedusa penso che sia un problema quotidiano perché incide nella vita degli isolani o dei lampedusani tutto questo. Incide in modo particolare non soltanto in termini di fatica o di distacco dall'ambiente naturale nel quale vivono ogni giorno, ma in modo particolare incide a livello economico. Allora, oggi nascere a Lampedusa costa, è un patrimonio, si può dire, perché non puoi nascere, allora quindi sei costretto a partire ogni mese, ad andare a fare le visite a Palermo, quindi ogni mese devi affrontare le spese con i biglietti aerei, tassi, pullman, alberghi, visita, e calcola per 8 mesi tu devi affrontare 700-800 euro al mese. L'ultimo mese parti 20-25 giorni prima e se ne vanno 10.000 euro per fare un figlio oggi a Lampedusa e nessuno ti dà niente. Quindi io mi metto sempre dei panni anche delle persone che non se lo possono permettere. Quindi per me è una cosa assurda, visto che siamo italiani e dovremmo avere gli stessi diritti di un milanese, tra virgolette, che per fare un figlio a Milano penso che non ci vogliono 10.000 euro, ma a Lampedusa questa è la realtà. Ma in tutti i piccoli centri ormai non si nasce più, a Ustica, a Ponza, ormai si nasce nei grandi ospedali perché, diciamo, se dovesse succedere qualcosa, sì, nel grande ospedale il bambino, sì, si salva, qui il bambino rischia di morire, allora lì Lampedusa torna un'altra volta sulle prime, certo, pagine. Torna sulle prime pagine, però ci vuole anche la volontà, visto che oggi è importante, magari ho un fratello io che è nato 15 anni dopo di me, io sono nato a Lampedusa e sono qua, però mio fratello oggi ha la carta d'identità e non c'è scritto nato a Lampedusa, a Palermo, però se farebbero delle strutture adeguate dove c'è la sala operatoria, la trasfusione di sangue, tutto l'occorrente per far nascere un figlio, è bello che oggi siamo, perché fra 10 anni fai vedere tutte le carte d'identità sono tutte nate a Palermo, non ci possiamo ritenere lampedusani. Se muori a Lampedusa risparmi, che vuol dire? Se muori a Lampedusa risparmi, perché se muori a Palermo, ritornare a Lampedusa, uno che muore, sono anche delle spese da affrontare, ma sono spese grosse perché deve andare a pagare il viaggio della salma e parliamo sempre quasi la stessa cifra di come nasce, diciamo, un bimbo a Palermo, quindi non conviene né nascere né morire a Lampedusa, fuori Lampedusa, che sono spese enormi. E penso che la soluzione di un ospedale ben attrezzato sul territorio di Lampedusa non si avrà mai. Sarà un'utopia chiedere qualcosa del genere, perché anche se noi lo invochiamo, lo chiediamo, ma da parte del governo non ci sarà mai una risposta del genere. Allora penso che una risposta più fattibile potrebbe essere quella di un recupero delle spese, un rimborso dato alle famiglie lampedusane perché permetta loro di poter garantire il vivere quotidiano in modo sereno. Possiamo dire con grande tranquillità che ormai da parecchio tempo non si nasce più a Lampedusa, basti pensare che fino al 68 le nascite erano a Pantelleria, io sono nato lì a Pantelleria perché c'era un collegamento via nave tra Pani e Pantelleria, poi successivamente con l'avvento dell'aeroporto Palermo, non si nasce più nel territorio di Lampedusa, nascere fuori da Lampedusa ha dei grossi costi, che sono i costi della permanenza a Palermo, che sono i costi di trasporto. Anche se c'è da dire che tutto è gestito in modo eccellente, perché abbiamo un poliambulatorio che funziona, due elicotteri del 118 che immediatamente intervengono per il trasporto della partoriente. Chi deve partorire lascia Lampedusa e lascia quindi la famiglia e anche tutto il resto almeno un mese prima dalla data prevista di nascita, insomma. Questo perché, appunto, per evitare di partire all'ultimo minuto con un elisoccorso, perché in quel caso significa che c'è un'emergenza e quindi si complicherebbe ancora di più, insomma, la situazione, insomma, in quanto tale. Neanche morire si può bene a Lampedusa, perché se ti capita un accidente e muori fuori non puoi ritornare al tuo paese, insomma, ecco.
fino a qualche tempo fa, insomma, non c'era la possibilità, perché c'erano soltanto gli ATR come aerei che insomma, ci collegavano con la terraferma. E sugli ATR non c'è spazio per mettere le bare. Quindi bisogna prendere una macchina funebre, un carro funebre, mettere la salma nel carro funebre, arrivare a Porto Empedocle e sperare di trovare il posto libero, perché adesso tra l'altro abbiamo una carretta molto piccola e quindi bisogna vedere se c'è posto, imbarcare il carro funebre, arrivare a Lampedusa, sbarcare il defunto, rimbarcarsi il carro funebre e andarsene a terraferma. Quanto costa tutto sto ambaradan? Migliaia di euro. Il discorso di morire, per come qualcuno ha accennato, ha anche un costo, perché si arriva per via aereo. C'erano delle grosse polemiche nei giorni scorsi, cioè con l'avvento dell'ATR-72 e con il nuovo contratto di continuità territoriale e l'aereo grosso se ne va. Abbiamo avviato una procedura di convenzione con la Regione Sicilia, con il Presidente Raffaele Lombardo, affinché con l'elicottero del 118 le salme possano giungere tranquillamente a Lampedusa. Non avere la possibilità di nascere e di morire nel posto dove vivi e dove ci sono i tuoi cari, dove hai tutte le tue, come dire, aspettative di vita e di morte in qualche maniera, è veramente una delle cose più tristi che può accadere, io credo. E a Lampedusa questo accade. Essere isolati su un'isola è nella natura delle cose, ma qui le difficoltà non si limitano all'assenza dell'ospedale. Una cosa misteriosa, non si capisce perché qua la benzina costa e la naftina costa molto di più. Perché appena uno dei motivi, ricordo, che adducevano era quello del costo del trasporto. Allora noi siamo riusciti con una legge regionale che hanno fatto ad hoc di abbattere o compensare questo costo del trasporto. Risolto questo problema ne è uscito un altro, che era quello della colorazione di questa naftina, perché la naftina colorata ci mettono un colorante particolare. Poi un'altra scusa era quella che la naftina che portano qua, la benzina che portano qua, è quella super raffinata, per cui costa di più. Insomma, ce n'è sempre una. Di fatto costa di più, costa così da tanto, e una soluzione non si è mai riuscita a trovarla. Facciamo un calcolo, diciamo, un esempio: la marina di Lampedusa, i pescherecci pagano sulle 20-25 centesimi in più al gasolio, al litro, rispetto ad Agrigento, a Porto Empedocle. Significa che ogni peschereccio va a pagare in più durante l'anno dai 30 ai 40 mila euro a peschereccio. Poi non parliamo, diciamo, delle abitazioni, gli alberghi, le strutture, perché la luce della Selis va a gasolio, quindi incide anche per quanto riguarda il consumo di elettricità, quando potremmo avere energia alternativa e qui potremmo vivere tutti felici e contenti. Ma infatti volevo chiederti, qui c'è sole, vento. C'è il sole, vento, mare, correnti marine, quindi forse penso che se realizzasse un progetto del genere potremmo vendere anche l'energia in Sicilia. Ora non so da chi dipende, se è volontà politica o deve rimanere così la situazione. Anche studiare presenta i suoi costi e le sue difficoltà. Nella scuola qua, insomma, la scuola elementare ancora funziona, la scuola materna e la scuola elementare, perché ci sono insegnanti lampedusani per lo più, e quindi viene garantita quella continuità didattica che è alla base di ogni educazione. Tutte le altre realtà scolastiche, dalla scuola media al liceo, il liceo scientifico è l'unica scuola superiore che esiste a Lampedusa, in tutte le altre scuole ci sono problemi. Perché? Perché gli insegnanti vengono da fuori, perché chiaramente se ne vanno via spesso, non viene garantita quella continuità didattica, ripeto, che è alla base di ogni percorso formativo. A questo ci aggiungiamo il fatto che se un ragazzo vuole fare l'istituto alberghiero, per esempio, o si vuole professionalizzare in quello che è uno dei nostri cardini economici principali, cioè il turismo, non esiste la possibilità di fare una scuola turistica alberghiera, insomma non c'è la possibilità di seguire un corso di studi diverso da quello che è il liceo. Costa tanto, io lo posso testimoniare, perché c'è un fratello che studia a Sciacca, scuola alberghiera, ormai da 4 anni che studia a Sciacca, quindi se ne deve andare in città e affrontare le spese. Parliamo di 7-8 mila euro l'anno, anche 10, quindi vai a fare i conti, in 5 anni di studio sono 40-50 mila euro che il genitore, per dare un futuro al figlio, spostarlo con i disagi, farlo spostare, diciamo, fuori l'isola e affrontare, diciamo, questi 5 anni da solo, sono spese enormi, quindi non è facile, è un investimento e non è facile affrontarlo. A Lampedusa ci sono antenne, ripetitori e molti radar civili e militari.
Viene da chiedersi se tutta questa attività elettromagnetica non abbia effetti sugli abitanti. Sì, molto semplicemente sì. Diciamo che sono state fatte delle verifiche, almeno ricordo quando ero sindaco, insomma quando ero all'amministrazione, sono state fatte delle verifiche. Verifiche che però sono state fatte soltanto per alcuni ripetitori che risultavano, altri che erano un po', diciamo, borderline, nel senso di cui si sapeva l'esistenza, non si sapeva, eccetera. Insomma c'è un po' di confusione sotto il cielo da questo punto di vista. E non saprei, se mi fa la domanda, la sua domanda è rivolta a sapere se questo può causare un danno fisico, un danno quindi dal punto di vista patologico, io non so che cosa risponderle, è verosimile comunque, è verosimile. Di certo ultimamente con tutte queste aumento, con questa militarizzazione dell'isola, perché così dobbiamo parlare, insomma, c'è sicuramente un aumento anche di tutte queste possibilità, insomma, ecco, perché sono stati montati altri radar. E certo, è un vero problema, non è che non lo è, però non viene affrontato e non si riesce ad affrontarlo in maniera così come sarebbe giusto affrontarlo, ecco, mettiamola così. Per tutta una serie di ostacoli, insomma, per tutta una serie di... Poi c'è il segreto militare, piuttosto che un'altra balla, e allora non si riesce mai a sapere bene. Il poliambulatorio medico offre l'assistenza di molti specialisti e sull'isola ci sono 2 dei 4 elicotteri presenti in Sicilia per l'elisoccorso. Anche in questo caso però ci sono delle difficoltà. Da circa 1 anno e mezzo, 2 anni, sull'onda di fantomatici tagli che bisognava fare sulla sanità, eccetera, Lampedusa è stata penalizzata in una maniera drastica, nel senso che sono state ridotte del 50% circa, anche di più in alcuni casi, le ore degli specialisti. E quindi questa è per esempio un passo indietro notevole che è stato fatto dal punto di vista sanitario sull'isola, e non si capisce perché, visto tutto quello che noi già patiamo e subiamo dalla nascita appunto alla morte, non si capisce perché penalizzarci ulteriormente e perché bisogna risparmiare. Cioè, voglio dire, il risparmio non lo puoi andare a cercare su Lampedusa e su lampedusani e i dinosauri che già paghiamo moltissimo in termini di tasse, in termini di balzelli che gli altri non hanno, che gli altri italiani non hanno, e quindi andare a penalizzarci ulteriormente anche sulla sanità, veramente è stata una cosa questa insopportabile. Però questa lamentela rimane, insomma, in qualche maniera contenuta e non si capisce bene perché. Siccome i guai non vengono mai da soli, ai problemi interni si è aggiunta l'ondata migratoria di questo inverno. Non era la prima, ma questa volta l'isola è stata abbandonata a se stessa per settimane, finché il numero dei migranti ha superato quello degli isolani. Da perla del Mediterraneo, Lampedusa si è trasformata in un campo profughi presidiato dalle forze dell'ordine. Il danno d'immagine è stato pesante, così come la fatica fisica e psicologica degli isolani. Oggi la situazione è tornata alla normalità, con i turisti, le spiagge affollate, le escursioni. I migranti continuano ad arrivare, ma praticamente non si vedono. I lampedusani, che fanno leva sulla normalità per ridurre il danno economico, non vedono sempre di buon occhio i giornalisti, accusati di puntare sull'emergenza e di citare Lampedusa anche quando i soccorsi avvengono in alto mare o a ridosso delle coste libiche o maltesi. Oggi l'isola è un posto tranquillo. Lo si vede camminando per strada e viene confermato da autorità e imprenditori locali, ma non solo. Ma siamo in emergenza per la semplicissima ragione che c'è uno stato d'emergenza. Con riferimento alla condizione dell'isola, parlare di emergenza mi sembra una cosa assolutamente non corretta. Venite a Lampedusa, perché Lampedusa è un'isola tranquillissima. La gestione dei flussi migratori viene fatta in modo eccezionale dalle forze dell'ordine. Sull'isola non si vede un migrante e non si nota minimamente quanto potrebbe apparire invece dalle informazioni che vengono date dai media. Un'isola bellissima, efficientissima, i servizi funzionano, non ascoltate quello che si sente in TV e quello che si legge sui giornali.